Si ricorda una cosa, nel piatto in cui cazzo si mangia non ci si sputa. Okay? Io non sputo da nessuna parte. No, lei sta sputando il piatto dove io non sto sputando. Sta facendo una causa contro il suo rettore. Cazzo, non è mai accaduto. Ho impugnato un atto gravemente. Lo sa chi è questo? Questo è il mio primo rettore. Quando mi chiamavo il rettore, io tremavo, cazzo. Allora, ho ritirato il discorso oppure fino a non ci parliamo. Lei per i prossimi anni, per quello che mi riguarda, si cerca un altro ateneo. Finché faceva il rettore, lei non sarà mai professore. Ho ritirato il ricorso oppure sparisce da qui. È il 28 maggio del 2015 e la persona che dice, arrabbiata, lei qui non sarà mai più il professore o ritira il ricorso oppure sparisce da qui, si chiama Giuseppe Novelli. All'epoca era il rettore di Tor Vergata, la seconda università della capitale, e oggi per quelle frasi si trova a processo. L'accusa per lui è tentata concussione e istigazione alla corruzione nei confronti del professor Giuliano Grüner, all'epoca dei fatti un giovane ricercatore che aveva presentato un ricorso per un concorso di professore associato. È a lui che il rettore diceva: si ricordi, non si sputa nel piatto in cui si mangia. Ma per il difensore del rettore, il principe del foro, l'avvocato Franco Coppi, è il rettore ad essere stato minacciato dal ricercatore Grüner e non il contrario. Nella stanza del rettore entra Grüner, fornito di un registratore, con un proposito assolutamente preciso: ottenere dal rettore la promessa che un concorso verrà bandito, che a questo concorso potrà partecipare e, si lascia intendere, questo concorso potrà vincere. In cambio, che cosa offre? In cambio offre l'eventuale ritiro di un ricorso che egli aveva proposto. Ma perché il ricercatore Grüner aveva fatto ricorso? Che cosa c'era che non funzionava nel concorso da professore associato di diritto amministrativo? Un conto è che viene uno e ti dice: senti Giulia, magari a quel concorso è meglio che non partecipi. Un conto è il commettere reati. Tutto comincia nel 2014 quando Grüner scopre che a Tor Vergata ti facevano diventare professore associato od ordinario senza un vero e proprio concorso. Senza una valutazione comparativa, quindi un concorso, i dipartimenti con delibere riservate individuavano a loro piacimento il soggetto da sottoporre a valutazione e questo soggetto diventava professore. Chiamo un po' di colleghi di allora, dico: ma voi sapete qualcosa? Beh, c'è stato un concorso. Dicono: Giulia, dicevo, sai pure tu, il posto è per quello. Dico: sì, lo so che il posto è per quello. Dico: ma dico, il concorso c'è stato. Cioè, la domanda voi l'avete presentata e soprattutto c'è stato un bando, un avviso. Nonostante le ricerche di Grüner, l'avviso del concorso non salta fuori da nessuna parte, però Grüner scopre che nel regolamento dell'Ateneo c'era una norma che diceva che il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione. Il candidato era uno. Quindi cioè non c'era la comparazione? Non c'era la comparazione. E la cosa ancora più grave è che nessuno lo sapeva. E nessuno lo sapeva. Grüner fa ricorso e si arriva ad una sentenza inappellabile del Consiglio di Stato che gli dà ragione su tutta la linea e annulla il regolamento dell'Ateneo che consentiva a tutti i dipartimenti di poter scegliere il candidato che volevano. Perché, scrivono i giudici, tutti i candidati interni devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizione di parità. Ora l'Università di Tor Vergata ha dovuto dotarsi di un nuovo regolamento. Ma a sentire la storia del professore associato Alfonso Troisi, potremmo dire che il lupo ha cambiato il pelo, ma non il vizio. Alfonso Troisi è uno psichiatra. All'Università di Tor Vergata insegna, nel corso di laurea in lingua inglese, oltre a quello in italiano, e alla scuola di specializzazione. Svolge una intensa attività clinica al Policlinico di Tor Vergata. Ha al suo attivo 3 libri e 250 pubblicazioni e nel 2021 è stato inserito tra i 100.000 scienziati con maggiore produttività scientifica al mondo. Diciamo è una classifica molto elitaria,
perché è il 2% della popolazione scientifica mondiale che fa ricerca che entra in questa classifica. Beh, eppure quando c'è stato il concorso per passare da associato ad ordinario, tutta questa competenza scientifica non è servita a nulla. Non ha evidentemente avuto alcuna rilevanza. Eravate in due? Sì, una stimabilissima collega che però certamente non ha il livello di produzione scientifica che ho io. Noi abbiamo un sistema di reclutamento ufficiale che però in realtà non corrisponde al vero meccanismo di arruolamento, che è la cooptazione, cioè l'idea che l'appartenenza a un certo gruppo, la fedeltà a questo gruppo, comporti dei titoli di merito che vanno ben oltre quelli che ufficialmente vengono richiesti: la produzione scientifica, la qualifica internazionale in termini di credibilità, gli indici bibliometrici che ormai vengono adottati in tutto il mondo per capire qual è la caratura scientifica di un ricercatore. Se invece sei fuori dal sistema... No, se sei fuori, sei fuori. Anche se sei bravissimo. Assolutamente, questo diciamo è un elemento che viene tranquillamente aggirato. Se noi andiamo a vedere come funziona l'Accademia nel resto del mondo, lì i migliori li vogliono. Io credo che nonostante tutto quello che si dice, l'università in Italia sia considerata molto marginale in termini di trazione, no, economica e culturale del paese, e questo determina l'autoreferenzialità. Se tu sei marginale puoi anche farti le regole al tuo interno senza che tutto questo susciti particolare allarme. Scandalo. A lei perché l'hanno fatta fuori? A lei, nonostante questi titoli? Non appartengo a quelle regole che fanno sì che quel posto potesse essere utilmente a me assegnato. Che si intende per utilmente? Utilmente significa nome sulle pubblicazioni. Una cosa che succede abbastanza frequentemente a livello universitario è che nella tribù di appartenenza si chieda a chi ha una certa produzione scientifica di mettere il nome di persone che vanno aiutate. Se però questa regola implicita non viene accettata, ovviamente tu sei in qualche modo un elemento di disturbo. Però è cresciuto dentro l'università, no? La mia carriera scientifica certamente è stata molto brillante, però la mia carriera universitaria è stata assolutamente fallimentare. Se lei pensa che io sono entrato nell'università nel 1984 e sono come ricercatore e sono diventato professore associato nel 2010, partecipo a un concorso di professore ordinario nel 2020 e lo perdo. Io mi ricordo un mio collega mi disse: tu sei un vuoto a perdere, che secondo me è una perfetta descrizione di questa situazione, no? Qui siamo nel campus di Chieti dell'Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, dove ha sede l'area umanistica e quella sanitaria, con i corsi di laurea in farmacia, chimica e medicina, e i cui dipartimenti sono stati costruiti a ridosso di questo grande complesso ospedaliero che vedete sullo sfondo, proprio sotto la collina dove sorge la città di Chieti. Questo invece è il campus di Pescara della Gabriele D'Annunzio, dove oltre a giurisprudenza, architettura e ingegneria ci sono i corsi di laurea in economia. Sono venuto qui per raccontarvi la storia di una giovane donna che si è trovata tutta l'università contro e persino i professori della sua disciplina di tutta Italia. E solo perché ha voluto far valere i suoi diritti, con l'unica colpa di non appartenere a nessuno, al sistema, di non avere maestri o tutor, o se volete, baroni. E lei si chiama Agnese Rapposelli, ricercatrice in statistica economica a tempo determinato. Un lavoro ottenuto dopo 10 anni di precariato e soprattutto dopo una estenuante battaglia legale durata 5 anni e 9 ricorsi che la Rapposelli ha sempre vinto. I primi ricorsi li ha fatti perché le avevano negato l'abilitazione nazionale per professore associato, pur avendo tutti i titoli, anzi anche più di quelli richiesti. Nel mio settore si valutano il numero di pubblicazioni in riviste di fascia A. Sì. E io ne avevo 10. Tenga conto che la soglia, quindi l'indicatore minimo per partecipare, quindi sul quale ero valutato, era 2. Secondo il TAR, le varie commissioni ne hanno fatte di tutti i colori pur di far perdere la Rapposelli. Una volta hanno scritto nel giudizio con cui la bocciavano che le sue pubblicazioni erano tutte sullo stesso argomento, per il TAR un travisamento dei fatti bello e buono. Significava non aver letto neanche i titoli di quei lavori, sì. Perché se avessi preso mia figlia, gli avessi fatto leggere i 10 titoli, avrebbe
Capito, sarebbe stata in grado di dire che erano argomenti diversi. Sì. In un altro concorso si sono scordati di scrivere perché l'avevano bocciata. In un altro ancora sono stati capaci persino di inserire all'ultimo istante un titolo che non era previsto dal bando, cambiando in corsa le regole. Con inevitabile alterazione della par condicio dei concorrenti. E il TAR ha scoperto che la commissione aveva stravalutato la partecipazione ad un convegno del candidato vincitore, dando a questa attività lo stesso punteggio, pensate, di 4 anni di ricerca di Agnese Rapposelli. I miei 4 anni furono sviliti a un punto tanto quanto la partecipazione ad un convegno. Un convegno. Un convegno. Ma la Rapposelli non molla, continua a fare ricorsi e continua a vincerli. Parlandone dopo con i suoi colleghi, dopo che ha fatto ricorso, no? Che cosa le hanno detto? Beh, ricordo una frase, proprio come ti è venuto in mente, ti distruggeranno. Sì, un suo collega. Sì, questa è una lotta, è una guerra. In questa guerra la Rapposelli è sola, isolata dai colleghi del Dipartimento e persino dagli ordinari della sua disciplina di tutta Italia. Quando il TAR infatti ordina alla Gabriele D'Annunzio di rifare il concorso, per 1 anno e mezzo la commissione non si riesce a formare perché non si trovano i membri esterni. I professori di statistica economica di tutta Italia si danno malati o si rendono indisponibili. La maggior parte declinava l'invito. Siamo arrivati a 38 rifiuti su 43. Come lo legge lei questo? Beh, sicuramente, diciamo, c'era un ambiente non sereno del settore nei miei confronti, anche perché nel frattempo in Italia si sono svolti altri concorsi di statistica economica da associati. Quindi gli stessi professori che qui non ci volevano venire a Chieti Pescara per rifare un concorso che era stato bocciato dal TAR, però li facevano al Fumetti. Sì. L'opposizione alla Rapposelli è quindi granitica. Neanche di fronte a 9 sentenze l'università riesce ad eseguire. E alla Rapposelli glielo spiega lo stesso titolare della cattedra di statistica economica, il professor Roberto Benedetti, in un incontro il cui audio è stato registrato proprio dalla Rapposelli e poi reso di dominio pubblico dal giornale La Repubblica. Che la smetta di fare ricorsi e ricorsi, dice Benedetti. Non è quella la strada per ottenere il posto che merita. Tutte due strade, o continui a strada che ricorso tutto più continuamente su qualsiasi cosa, oppure l'altra soluzione è il condono adesso da parte del mondo accademico, che io adesso rappresento, perché io avevo tre me stesso rappresento tutto il sistema. Funziona tutto ciò, potrebbe venire solo esclusivamente se all'interno del mondo accademico viene fatto un posto per te. E questo io, personalmente, ritengo di poterlo ottenere la commissione, a quel punto la farei io e non avrei nessunissima difficoltà in quel caso a garantirti che la cosa che riguarda te, che posso portare domanda, se posso tutte cose che ti vuoi fare, se non ti dico. Però se è questo, capisci che non è giusto. Perché in un'azienda non ci sono dirigenti che decidono cioè, quello, che bisogna assumere. Questa non è un'azienda, è res pubblica. L'università non è un'azienda privata, ma è res pubblica. Con queste parole la Rapposelli rifiuta il patto. Solo quando le incredibili parole di Benedetti escono su Repubblica, l'università finalmente si sveglia. Alcuni professori del Dipartimento di Economia, colleghi di Agnese, chiedono che l'università prenda le distanze da quelle parole. Così si esprime a maggioranza anche il Dipartimento di Economia Aziendale, dove la Rapposelli per un periodo aveva insegnato, diretto dalla professoressa Augusta Consorti, l'unica ad aver espresso pubblicamente solidarietà alla giovane ricercatrice. Ci è voluta davvero una grande forza per portare avanti questa che per lei era la battaglia della sua vita. Sì. Una grande passione di Agnese Rapposelli per la ricerca, per la didattica, con ottimi risultati tra l'altro, e poi è molto amata dagli studenti. Il Dipartimento diretto dalla professoressa Consorti ha chiesto all'Ateneo di vedere se ci sono gli estremi per un provvedimento disciplinare nei confronti del professor Benedetti, ma di fronte ad una indagine della magistratura il rettore ha deciso di aspettare. Se interviene la magistratura noi dobbiamo sospendere l'indagine interna. Per l'aspetto diciamo lesivo dell'onorabilità della vostra istituzione, aspettiamo le determine della magistratura, a prescindere che la magistratura decida se c'è stato reato oppure no. Già solo aver detto quelle cose lì, uno alza il telefono, fa una bella riunione e dice: tu Benedetti, una roba così non la potevi dire, intanto ti becchi questo bel provvedimento disciplinare, no?
Assolutamente sì, ma voglio aspettare la magistratura. Lei ha disegnato la Rapposelli come una ricorsista seriale. Sì. Scusi, uno potrebbe rispondere, facciamo in modo che la magistratura non intervenga e fateli bene questi concorsi. Lei ha ragione, però sta capitando qualcosa di strano, perché molti che fanno ricorso, probabilmente anche la persona in questione ha ragione, però qui sta vincendo i concorsi chi ha o un avvocato in famiglia o i soldi per pagare un avvocato. Cioè lei dice che questa cosa è anomala, peraltro l'ha anche dichiarato, no? Dice se il tribunale si sostituisce ai commissari ormai saranno i giudici a decidere. Sì, perché c'è un problema. Come vanno fatti i concorsi? C'è un problema che ci viene tolta la possibilità, al di là della vittoria o meno, di decidere se prendere quel docente o no. E questo è un po' sbagliato, perché non è in linea poi con quello che capita nel resto del mondo, dove gli arruolamenti vengono fatti in maniera diretta. Nel sistema americano fanno le chiamate di... E si assumono la responsabilità. E si assumono la responsabilità, assolutamente.